Domenica 17 marzo, alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Galatone e Nardò, di alcune associazioni ambientaliste, dell'Associazione di Liberi Cittadini contro la centrale a biogas, si sono incontrati nella zona industriale di Galatone e Nardò per dire no alla messa in funzione della centrale a biogas, a loro dire quasi ultimata all'insaputa della maggior parte dei cittadini di Galatone e dei paesi limitrofi. Siamo nel cuore del Salento, tra Nardò e Galatone, dove confluisce un po' di tutto, dalla spazzatura con le discariche, al biorigassificatore, al depuratore, quindi si sversa per mare, per cielo e per terra. Per cielo perché non si può stare in queste zone per il cattivo odore, per terra perché va a finire tramite il torrente Asso tutto il depuratore che abbiamo alle spalle, tutto nell'acqua e quindi va a finire all'ora delle colucce e quindi nelle falde. Quindi abbiamo la falda, abbiamo l'aria e abbiamo, diciamo, l'aria e la terra. Più di questo non possiamo sperare di avere, quindi dobbiamo incominciare a metterci insieme, a ragionare, ad essere uniti e a cercare di paralizzare, bloccare le attività di queste persone che hanno interesse a portare avanti questi scempi. Noi non ci stiamo più e vogliamo iniziare a portare a compimento un'opera nostra voluta da tutti noi o no? Dobbiamo portarla avanti spendendoci del nostro tempo e delle risorse nostre per far sì di mobilitare, perché il nostro poi intento è quello di mobilitare il più possibile i cittadini di Nardò e di Galatone. Era un no non certo pregiudiziale. Siamo per le energie rinnovabili, quelle cioè che salvano il pianeta e ci liberano dalla schiavitù energetica. Ma nel caso di questa centrale, nessuno di noi si libererà di nulla e in più dovremo destinare 260 ettari alla produzione di Gran Turco o importare l'urina di maiali bergamaschi e mantovani al fine di produrre minime quantità di metano. Vi sembra logico? A noi no. Questo quanto affermato dai sostenitori presenti all'iniziativa. Per attivare un bio rigassificatore c'è bisogno di tonnellate e tonnellate di acqua che poi devono essere smaltite e sversate non so dove. Ci dicano i tecnici competenti, l'ARPA, perché l'ARPA è competente e ci deve dire esattamente, senza manomissioni dei dati come è successo all'Ilva di Taranto, ma con correttezza ci devono dire quello che succede, cioè ci devono dire con precisione questi reflui di che natura sono. Galatone non si fa mancare nulla, come diceva l'amico prima, anche stavolta primeggia. Evidentemente sta diventando un polo di pilota per una sequela di progetti di queste centrali biogas che tutto fanno, perché con il termine bio si prende in giro ancora una volta la cittadinanza, tutto fanno tranne che una opportunità per il cittadino e il territorio. Ci ritroviamo qui, come diceva prima, nel cuore del Salento, e dopo tanti progetti bocciati dalla sensibilità di altre parti della cittadinanza del Salento, a Galatone invece non l'abbiamo accolta, abbiamo accolto la via centrale, in corso c'è anche un progetto perché se ne facciano altre, e quindi diventare ancora una volta la pattumiera del Salento dove poi arriveranno tutti i liquami dal Mantovano piuttosto che dal Bergamasco, quindi già loro lì sono riusciti a inquinare il loro territorio e quindi a questo punto sembra quasi ovvio e scontato che vogliono fare anche del nostro l'ennesimo scempio. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle Galatone si soffermano poi su come le amministrazioni pensano di sottrarre ai cittadini la libertà, non solo di decidere al meglio per il loro territorio, ma anche di sentirsi inutili comparse che devono solo subire le decisioni di amministratori che sono solo di passaggio e non certo proprietari del paese. Questi esperti, questi signori politici ci devono dire se il sottoscritto o gli amici possono in zona raccogliere le olive per farsi l'olio, per darlo ai propri figli, ai propri amici, ai loro parenti. Ci devono dire se si può raccogliere l'uva in queste zone. Ci devono dire se possiamo andare al mare a farci il bagno quest'estate, perché hanno inquinato il mare. Stanno inquinando tutto, ce lo dicano con correttezza anche per loro e per i loro figli e per i loro nipoti. Ci dicano con correttezza dove ci stanno a parare, dove ci stanno andando a parare, ce lo devono dire con correttezza. Siamo qui, siamo tutti cittadini del Movimento 5 Stelle, perché
oggi, grazie anche al risultato elettorale, il Movimento 5 Stelle sta accendendo un po' di luci lì dove c'è sempre stato il buio, e in questo caso il buio sembra ancora esserci. Non è chiaro se le autorizzazioni concesse per tutte queste, diciamo così, costruttori di nuova energia di cui nessuno ha bisogno in Puglia, essendo noi uno dei maggiori produttori di questa energia, appunto, non è chiaro dove siano queste autorizzazioni. Non è normale che il sindaco di Nardò e il sindaco di Galatone non siano a conoscenza di eventi che accadono sulla nostra terra, non sanno darci spiegazioni, non sanno dirci che cosa accade in questa vasca dove i reflui dovrebbero essere trattati, vengono buttati nel torrente Asso. Questa centrale a biogas è veramente fare in modo che 200 ettari della nostra terra meravigliosa vadano a mescolarsi con le urine dei maiali per produrre un biogas, e quindi danneggiando sia l'immagine di una zona industriale già carente e priva di servizi. Insomma, abbiamo una serie di domande da porre a questa amministrazione, e noi speriamo che col peso elettorale che molti cittadini, quali noi siamo, hanno dato al Movimento 5 Stelle, oggi possano queste amministrazioni darci delle risposte. Io, cari cittadini, cari amici, io mi trovo qua perché proprio ho uno scrupolo sulla coscienza, visto e considerato che questa maledetta biomassa che confluisce anche sulla salute dei bambini, particolarmente dei bambini, io non so che cosa c'è di mezzo da vincolarsi il sindaco di Galatone, da vincolarsi con questa biomassa, o c'è qualche cosa di mezzo che lei nasconde ai cittadini di Galatone, ai cittadini pure dei paesi confinanti con Galatone. Però io direi, caro signor sindaco, lei ha evitato di fare un discorso cautelativo con i cittadini, di bloccare, di fare prima le indagini se questa biomassa confluisce sulla salute dei cittadini. Invece lei ha detto no, e ha fatto come Ponzio Pilato, no, io me ne lavo le mani. Allora quindi caro signor sindaco, lei è l'autore principale, perché la biomassa si trova al feudo di Galatone. Lei metti le mani sulla coscienza, a prescindere se ci sono, come si chiama, di interessi per chi sta costruendo questa biomassa. Metti l'esame di coscienza e blocca questa biomassa cautelativa, se no la blocchiamo noi, anche il comune. Ciao, arrivederci e scusate. AEZA è un'associazione non profit che si interessa di reati ambientali, ittici, zoofili e ambientali, e può spaziare anche nelle biodiversità, nel ciclo dei rifiuti. È stata costituita da poco in provincia di Lecce ed è riconosciuta dal Ministero dell'Interno. Noi siamo a disposizione dove c'è un reato, un'illegittimità o un sorpruso a danno dell'ambiente, del mare e della falda acquifera. Il comandante Paolo Palmisano di Soleto, e la sede è provvisoriamente è a Soleto. Niente, è nata questa associazione per l'ambiente, poi perché c'è troppa gente che butta rifiuti, cose vari. E il comandante nazionale Ettore Montanariello, che è venuto in settimana, il giorno 9, a inaugurare l'associazione in cui della AEZA, Guardia Ambientale Zofre Ittica Venatoria. E niente. Io credo che il compito della AEZA, della Guardia Nazionale praticamente per Ecologia e Ambiente, più che bisogna vedere un attimo, non è proprio contro il rigassificatore, è praticamente deputata al controllo del rigassificatore, che non deve inquinare, che deve rispettare le leggi ambientali, inquinamento dell'aria e qualsiasi altro, anche delle falde acquifere. Quindi nel momento in cui loro violano questi regolamenti, immediatamente noi facciamo segnalazione e poi deve essere qualcuno, magistratura o chi di competenza, a bloccare questo sistema. In questa zona in cui mancano i prodotti primari per il suo funzionamento, quanto è necessaria la centrale biogas? A me non sta a giudicare, noi siamo un organo di controllo, quindi dovrebbe essere più un discorso politico, che quindi potrebbe svolgere un politico, come un gruppo come il Movimento 5 Stelle, che ha cura, diciamo, questi temi sull'ecologia e dell'ambiente. Un invito dunque alla conoscenza e alla sensibilizzazione, affinché ogni cittadino possa valutare e liberamente decidere di conseguenza.